Eric! Eric! Dominique! Mamma mia! Ehi, Dominique, Dominique, vieni qui! Il cubo giallo ha la voce del dottor Timothy! Ma che dici? Non è possibile! Sì, invece! Vieni! Guarda, guarda! Vieni! Oggi dovete mangiare solo cibo di Super Mario per tutto il giorno! Buon appetito! Una sfida anche qui! Ma come ha fatto il dottor Timothy a mettere un altoparlante lì sopra? Non lo so, ma in effetti io ho fame! Andiamo! No, aspetta, aspetta, aspetta! Oh! Andiamo! Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E loro sono Mario e Luigi! E chi siamo? Dillo, chi siamo? Devi dirlo! Ed insieme! Ed insieme sì! No, aspetta, aspetta, c'è qualcosa che non va! Noi siamo i d'insieme, non noi insieme a Mario e Luigi! Loro sono Mario e Luigi e noi siamo i d'insieme! Ed insieme sì! Noi siamo in Giappone e siamo al parco divertimenti di Super Mario! Avete visto il nostro video? Qui dentro è come essere veramente nel mondo di Super Mario e infatti... Ci sono i funghetti, le piante carnivore, il castello di Bowser, tantissimi Yoshi. E poi c'è il guscio che gira, 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 gira. E in effetti credo che ci sia anche il cibo di Super Mario da qualche parte. Noi ancora non abbiamo mangiato perché eravamo troppo impegnati a giocare a Super Mario. È proprio per questo che io adesso ho famissima. Quindi andiamo a cercare del cibo. Cosa mangia Super Mario? Non ne ho idea. Io non voglio mangiare le tartarughe. Le tartarughe? Non mangio le tartarughe. E allora perché ovunque ci sono solamente i gusci? Ma no, non può averla mangiata Super Mario, cioè, no, non credo. Ma sei sicura? Spero di no, ma cosa stai pensando? Andiamo. Ma secondo te dove si mangia? Dove dobbiamo andare? Da Super Mario, quando tu vuoi un aiuto, vuoi un indizio, chiedi a Todd. Chiediamo a Todd. Non è che sai dove mangiare. Dove si mangia, Yoshi? Te ne vai. Ehi, tu sai dove si mangia, Luigi? 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 Luigi, sai dove si mangia? Sì, ciao anche a te. A quanto pare andavano tutti di fretta, vabbè, lo troveremo, andiamo. Guarda, ecco, Yoshi Snack Island. L'isola degli snack di Yoshi. E io adoro Yoshi. Andiamo, ci sarà qualcosa di buono. Io adoro gli snack. Questo è il menù, ma cos'è? Un gusto di tartaruga? Te lo dicevo io, da Super Mario mangiano le tartarughe. Super Mario mangia le tartarughe, no, insieme a Luigi, no. La principessa Peach e Mario che mangiano in una cena romantica le tartarughe. No, smettila! Ma non è una vera tartaruga, può mai essere. È finta, è qualcosa a forma di tartaruga. Ma cosa c'è dentro? Sembrano vermi. E poi delle bevande di Yoshi. Ok, dai, andiamo a provare questa tartaruga. È il nostro turno. One strawberry and one melon. E vai! Arriva il piattino. Il piattino è per lo scontrino. Abbiamo comprato uno scontrino? Ok, thank you. Abbiamo pagato, dov'è il mio cibo? Comunque gli scontrini sono tre e aspetta, ora ce lo danno. Calmati, quanta fame. Va bene, aspettiamo. Oh, ecco che arriva, eccolo. Manca ancora una cosa. Grazie, è arrivato il nostro guscio, grazie. Nel bicchiere c'è Yoshi e poi sembra buono, panna, fragole. Mentre questo è strano, guardate, è proprio un guscio di tartaruga. Un guscio senza tartaruga e poi è caldo. Cosa ci sarà dentro? Di cosa è fatto? A me fa paura, mangialo tu. Eric, hai già assaggiato il milkshake? No, no, sto aspettando te. Ah sì, e cos'hai sul naso? Gli occhi. Vabbè, vediamo se è buono. È buono? È buonissimo! Sì, lo so, è buono. Il mio sa di melone, per questo è verde. Ma ho scelto questo perché è verde come Yoshi. È il momento della tartaruga. Guardate, fa un buon odore. Vediamo, sembra tipo un panino. Assaggio. È verde dentro. È strano, sa di panino, ma non capisco cosa c'è dentro. Eric, cosa c'è dentro? Non lo so, ma sembrano dei vermetti. Oh! Non possono essere vermetti, giusto? Non lo so, magari la tartaruga a cui apparteneva questo guscio mangiava i vermi. Lo vuoi assaggiare tu? No, 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 prima tu. Ok, dai, assaggiamo. Bisogna assaggiarle le cose. Oh! Com'è? E allora? Com'è? Di cosa sa? È strano? È buono? Buono? Non sono vermi, è pasta! E va bene, lo assaggio anch'io, però il panino. Com'è? Ma devi assaggiare la pasta! Non so cos'è, ma è strano, comincio a pensare che non mi piace il cibo di Super Mario! Vieni, mangialo tu!
Non mi piace, Dominique, non mi piace, voglio mangiare qualcos'altro. Io ho fame. Non puoi, solo cibo di Super Mario. Oh, ho paura. Pensavo che questa sfida fosse bella, e invece no. Almeno posso bere. Melone. Ragazzi, lo sta mangiando tutto. Dominique non lo vuole più, ne ho due. Ho famissima. Dominique, ho fame. Come farò a resistere in questa sfida? Calmati, Eric, ci sarà qualcosa da mangiare. A me non piacciono i gusci di tartarughe, per niente, no. Ci sarà sicuramente qualcos'altro oltre i gusci di tartarughe. Ad esempio? Non lo so, diamo un'occhiata, andiamo in giro, dai. Oh, posso usare questo? È un binocolo gigante. Vediamo se trovo cibo. Funziona davvero? È davvero un binocolo? Sì, è davvero un binocolo. Ingrandisce le cose, davvero? Ingrandisce tutto. Sembra gigante, fai provare, spostati. Vedo delle cose. Wow, è strano. Vedo delle cose che volano. Ma niente cibo. Guarda, qui vendono popcorn. Popcorn? Ma sono di Super Mario. No, in effetti sembrano popcorn normali. Forse non possiamo mangiarli. Mi dispiace, neanche questo. Ma te li danno dentro la stella di Super Mario, quindi... In effetti. È carinissima. Allora mettiamoci in fila. Voglio la stella, si illumina. Guardate che carino. Sì, è bella. Questo signore ci sta spiegando che ci sono due gusti. Uno è pesca caramello e l'altro è crema di funghi. Com'è la pesca caramello? E la crema di funghi? Sui popcorn. Ta-da! È una stella e guardate, si gira. Oh! Si accende. Dietro ci sono i popcorn. Ehi, Dominique. Sì? A me sembrano popcorn normali, non di Super Mario. No. Hai letto? Sono al caramello di Peach. Chi è Peach? La principessa Peach. Pesca? No. Peach non sta per pesca, sta per principessa Peach. Quindi sono popcorn di Super Mario. Non farti problemi, mangia. Oh, sono buoni. Oh, finalmente mangio anch'io. Oh. Buono. Anche se sono un po' strani, hanno un retrogusto di pesca. Eric, fermo! Sulla tua testa c'è scritto caffè. Qua? No, dietro di te c'è scritto caffè. Caffè. Sì, quindi io non voglio caffè. Mi hai fatto paura. Ma no, Eric, qui i posti che si chiamano caffè sono dei posti in cui si mangia. Dei ristorantini. Hai detto ristorantini? Cibo, cibo di Super Mario, possiamo mangiarlo. Guarda, c'è un menù. Sì, sembra cibo di Super Mario. Finalmente si mangia, andiamo. È vero? Sì, ma prima dobbiamo fare la fila. Qui in Giappone c'è fila ovunque. Dai, tranquillo, Eric, tra poco mangerai. Sono sicura che ci sarà qualcosa di buono, qualcosa che piace anche a te. E se dopo tutta questa fila ci danno le tartarughe da mangiare? Ma basta con queste tartarughe! Ciao! Wow, guarda qui! Siamo dentro il ristorante del funghetto di Todd. Sì, è proprio il suo ristorante. Sta cucinando, ci sta presentando le sue prelibatezze. Che carino! Ci siamo quasi, tocca quasi a noi. E abbiamo visto il menù, ci sono cose stranissime di Super Mario. Guardate. Mario, sto capendo niente. Cosa stanno dicendo? Ha preso il mio telefono per pagare. Dominique, ma quante cose hai preso? Non hai detto che avevi fame? In effetti avevo fame. Brava, bravissima. Ma hai pagato con la mia carta? Ridammelo. Ti hanno dato un blocchetto con un numero. Ci daranno il cibo, penso. È un tubo che porta in Antartide. Come mai solo cose da bere? Aspetta! Ma non è un po' complicata questa cosa? Sì, è bellissimo, è grandissimo! Wow! Ma è bellissimo il ristorante! Hai visto le lampade? Guarda lì, ci sono i tubi che scendono dal tetto! Sì, e guarda quello! È arrivato! Arrivano! Tovaglioli! Oh. Che carino! Arigato, grazie, ma è bellissimo, Dominique! Arigato! Oh, anche quello è bellissimo! Ragazzi, ma li avete visti? Questi cibi sono carinissimi e poi sono super, super di Super Mario. Guardate, ho un funghetto vita. Ed è fatto di pane. E dentro c'è del cibo. Io invece ho un hamburger con il cappello di Super Mario. E dentro ci sono funghi o no? Povero funghetto. Visto, ecco cosa mangia Super Mario. Mangia funghi, non tartarughe. Mangia funghi, se ci pensi, mangia anche il fungo vita. Oh, è vero. Aspetta un attimo. Ma
Todd è un funghetto. Poi ho una torta che è come le piattaforme di Super Mario, c'è anche la bandiera. E io ho un dolcetto dentro i cubi, i cubi col punto interrogativo di Super Mario. Poi da bere ho una limonata dentro un bicchiere di Super Mario. E dentro ci sono tipo delle gelatine. Strano. Sì, strano. Io invece ho la Coca-Cola, ma fuori c'è disegnato tutto il mondo. Ok, adesso io dovrei assaggiarlo, però non voglio fargli del male, guardate com'è carino. Sì, in effetti è carino, ma ti ricordo che è finto. Ma il faccino! Io ho famissima, buon appetito. È buono? Beh, ho fame anch'io, quindi mi dispiace, piccolo funghetto. Ai. Guardate! Senza pietà! L'ho aperto! Ai! È fatto di pane! Cosa c'è dentro? È la mollica, guarda! Assaggiamo un pezzo di pane! Testa! Un pezzo di testa! È pane! Forse devo staccargli la testa! No! Ai. Devo aprirla! Oh, oh mamma mia! È difficile! Che mal di testa che avrà Todd! Ecco, guardate, funziona! Cosa c'è dentro? È una testa a sorpresa! Oh, guardate, c'è tipo una zuppetta! La assaggio! Sembra caldissima. E allora? È buona. Sì, avevamo molta fame. Di Mario è rimasto solo il cappello. E la mia tazza fuo. È rimasta solo la faccia. Ma adesso assaggiamo i dolci, sono super curiosa. Inizio prendendo il biscottino. Prendo un po' di panna. Com'è? Com'è? Di cosa sa? Di biscotto e panna. Sì, più specifica, Dominique. Ma è buono? Sa di Super Mario. È buono. Assaggio io questa torta. Sembra buona, me dai un po'. È morbida. No, è morbida. È cremosa. Ah. Oh, no, no. Dai, fammela assaggiare, no, mia, no, è mia, è mia, no. Dai, Eric. Ma no, era mia, no. Presa. Buona. È buona. Vediamo. Buona. Guardate, dentro il mio cubo c'è il tiramisù. Ed è anche parecchio buono. Papparapparapà. Buono. Adesso sì, mi sento sazissimo. Anch'io sono parecchio sazia ed era buonissimo. Todd è bravo a cucinare. Yoshi no. Todd sì, Yoshi no. È vero, mi è piaciuto anche il panino di Yoshi. Todd sì, Yoshi no. Comunque mangiare cibo di Super Mario è buono, strano ma buono. Sì. E adesso che abbiamo finito di mangiare, Dominique vuole fare shopping. Come sempre. Uffa. E questi? Ma questi sono dei biscotti. Ma anche questi sono dei biscotti. Ma anche questi. Dominique, ho trovato altro cibo di Super Mario. Davvero? Vieni a vedere. Perché hai ancora fame? Pochino. Come ho fatto a non vederlo prima? È pieno di scatole piene di dolcetti. Queste, quelle, anche quelle. E noi che non trovavamo cibo. Mangiamo. Ma io sono sazissima, Eric. Stiamo mangiando tutto il giorno. Ci sarà uno spazietto per dei dolcini? Guarda che belli. C'è anche Todd. E Todd è buono. Ci sono delle barrette di cereali. Guarda i biscotti di Super Mario. Cioccolatini. Altri cioccolatini. Dolcetti a forma di fantasmino. Dominique, ci sono dolci ovunque. E altri cioccolatini. E ancora qui. Qui. E qui. Wow, è davvero pieno di cibi con tutti i personaggi di Super Mario. Ok, mi hai convinto. Prendiamo una scatola, sono carinissimi. Voglio questa qua, perché ci sono biscotti di diverso tipo dentro. Andiamoli a provare subito. Sì, magari prima paghiamo. Ah, sì, certo. E adesso apriamola. Come la apri? Così. Perché gli hai dato un pugno? Come fa Super Mario? Super Mario dai i pugni per aprire le... Ma non serviva. Ma sono super... Vabbè, dai. Sì, ok, proviamo. Guarda, c'è un pacco pieno di dolci. Guarda quanti. Assaggiamo. Ci sono anche le monetine. Le monetine di Super Mario. Ti piace? Che carino. Oh, Eric, povero fiore. È buono. E quella di Yoshi è una barretta di cereali al cioccolato. Buona. È una monetina di cioccolato. Era una monetina di cioccolato. Dominique è andata in bagno. E io, mentre aspetto, guardate la stellina. Mangio. Ci mette sempre così tanto tempo. Oh, eccola finalmente. Dai Eric, andiamo. Dammi un biscottino prima. Sì, ecco, tieni, mangia. Ma c'è solo una moneta qui dentro. Dove sono finiti?
Sti già. Lo vuoi? Cosa? È appena morso, tieni. Li hai mangiati tutti, davvero? No, 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 aspetta, non fare così. C'è una moneta qui dentro. Eric! Vabbè, lo mangio io. Ma non fare così, erano pochi. Come erano pochi? Erano tantissimi. Ne vado a comprare un'altra. Cosa? Ne vai a comprare un'altra? No, aspetta, Eric, aspetta. Ma come? Ma è troppo. D'insieme, d'insieme, yeah.